Bentrovati amici agricoltori a questa nuova puntata di Agroinforma. Oggi parliamo di vigneto, ve l'abbiamo già raccontato in qualche puntata fa. Battini Agri è diventato importatore ufficiale per l'Italia del marchio Industrias David. Ma è bene ricordare ai nostri amici agricoltori chi sia Industrias David? Industrias David è un'azienda innanzitutto molto molto innovativa, un'azienda giovane come la nostra che punta tantissimo su la precision farming in generale, in questo caso nel mondo della viticoltura. È un'azienda quindi che si sposa perfettamente con i nostri progetti. È un'azienda che ha una storia molto lunga, oltre 100 anni, è un'azienda che ha investito tanto e che adesso si sta sviluppando ancora di più, appunto considerando queste nuove tecnologie. Abbiamo fatto una scelta molto diversa rispetto al nostro core business dell'azienda, ma è una scelta che ci sta pagando molto perché il mondo della viticoltura sta crescendo in modo esponenziale, quindi era giusto che un'azienda come la nostra, vocata all'innovazione, entrasse anche in un segmento molto molto importante, pieno di tecnologia. E quindi quali sono stati i risultati raccolti in questi primi 6 mesi? I risultati sono incoraggianti perché sono risultati che portano il fatturato a quasi essere stato raddoppiato rispetto addirittura ai 2 anni precedenti. Quindi abbiamo fatto un grossissimo lavoro, ovviamente grazie ai nostri concessionari, ai concessionari che abbiamo ereditato dalla loro rete precedente, ma anche a concessionari nuovi che abbiamo aggiunto, ma soprattutto anche al lavoro che la Battini Agri nelle aree circostanti sta facendo, perché appunto siamo in un'area molto molto dedicata al vigneto. Verona, la parte bassa del Mantovano è molto vocata a questa tecnologia, quindi qui noi abbiamo tantissimo lavoro da fare. E logicamente, se parliamo di lavoro e comunque di tutta questa macchina che si sta muovendo, penso che di investimenti ce ne siano stati parecchi. Gli investimenti che abbiamo fatto sono stati parecchi, come dicevi tu, saranno molto sostanziali anche da qui alla fine dell'anno. Stiamo rinnovando tutti i Deplian, stiamo creando una sorta di presentazione aziendale dove appunto presentiamo questa nuova stella che fa parte del nostro nuovo modo di lavorare. Stiamo facendo investimenti importanti anche online, quindi sul web. Creeremo un microsito dove i nostri concessionari potranno andare ad attingere informazioni, video e tutto quello che necessita loro per la promozione di queste macchine, ma soprattutto stiamo iniziando a investire anche sul campo, quindi stiamo facendo test e prove, ne abbiamo fatte in centro Italia, adesso a breve avremo una grande vetrina a livello nazionale e internazionale su cui poter puntare appunto per far vedere questi prodotti molto tecnologici, e quindi stiamo investendo tanto. Non ci fermiamo, quindi l'intenzione è quella di far crescere il brand a livelli molto molto alti, perché abbiamo le possibilità per farlo. L'hai già anticipato, lo vogliamo appunto ufficializzare, che la Battini Agri sarà presente alle Novitis 2017. Sì, le Novitis, come ho detto prima, è una vetrina importantissima. Le Novitis è strutturata in modo un po' particolare. Innanzitutto la fanno qua vicino, quindi era ovvio ed evidente che dovessimo partecipare mostrando un po' i muscoli. L'abbiamo a Cavaglion Veronese presso un'azienda molto importante che sono i vigneti Villabella. Abbiamo già prenotato diversi filari, avremo 6 cantieri a tutti gli effetti dedicati, quindi avremo 6 trattori con 6 tipologie di lavorazioni differenti e mostreremo ai nostri clienti, a tutti i visitatori, ogni tipologia di lavorazione. Industrias David ovviamente fa tantissime macchine, qui ne faremo vedere alcune, le più importanti. Loro sono leader a livello mondiale nelle macchine per la lavorazione del vigneto, quindi della lavorazione del terreno, interceppo. La loro grande forza è creare questo telaio modulare su cui tu puoi applicare diversi tipi di lavorazioni diverse. Sono leader nel biologico, adesso sta ovviamente aumentando questa richiesta. Sono molto molto avanti nella tecnologia della defogliatura, quindi sia in pre-vendemmia che diciamo anticipata verso maggio-giugno. Siamo con dei prodotti veramente molto molto tecnologici, c'è bisogno di farli vedere, il marchio era conosciuto ma non lo era così tanto, adesso stiamo spingendo appunto perché questo venga divulgato il prima possibile. Industrias David, un'azienda di antica tradizione, comunque molto giovane, vocata al futuro, come del resto lo è la Battini Agri, ma riusciamo così a fare una panoramica della gamma? Già abbiamo accennato qualcosa, però è bene così informare gli amici che ci stanno seguendo da casa. A parte la vendemmia a tutti gli effetti, quindi la macchina per vendemmiare, Industrias David produce tutto il resto, quindi come ho detto tutto ciò che riguarda la lavorazione interfilare del vigneto, la defogliatura, cosa molto importante, la cimatura, quindi cimatura
cimature singole, cimatrici AL, cimatrici AL, cimatrici ADU, da applicare sia frontalmente che posteriormente al trattore. Ci sono macchine per la cimatura a dischi, cosa molto importante per i frutteti, per i vigneti, per gli oliveti. Quindi nel sud Italia stiamo facendo un grossissimo lavoro con il nostro concessionario in Puglia, sono i fratelli Faretra, sta facendo veramente un lavoro eccezionale. Siamo probabilmente gli unici a costruire questa tipologia di macchina creata con una trasmissione singola per ogni disco, quindi riusciamo anche a lavorare su delle piantagioni vecchie, quindi con tronchi importanti. Abbiamo diverse cose, quindi adesso in una puntata, in qualche minuto, non riusciamo a far capire ai nostri amici a casa quanto c'è di tecnologico in questo prodotto, ma ripeto, invito tutti a venirci a visitare alle Novitis, perché quella è la vetrina più importante per capire bene la qualità di questi prodotti. Inoltre invitiamo tutti voi che ci state seguendo a consultare il sito appunto della Battini Agri per tutte queste novità che stanno nascendo e a proseguire appunto nel seguirci ogni domenica con la nostra trasmissione Agriinforma, nata appunto per informarvi. Sì, è un progetto di cui sono molto orgoglioso, l'abbiamo creato per rendere fruibile la tecnologia il più possibile, abbiamo capito che non stava avvenendo questo e quindi era giusto poter informare i nostri amici agricoltori e adesso i viticoltori di questa tecnologia. Siamo orgogliosi perché tra l'altro abbiamo anche avuto ospiti importanti, abbiamo una partnership con aziende importantissime che ci affiancano appunto in questo progetto, abbiamo avuto l'onore di avere in trasmissione il ministro Martina, quindi questo avvalora ancora di più i messaggi che stiamo rendendo appunto fruibili a tutto il mondo della meccanizzazione agricola, quindi questo ci onora molto e speriamo che la gente ci continui a seguire ogni domenica alle 18.35 su 7 Gold. Lo ripeto perché è importante che tutti se lo ricordino. Allora, grazie mille Presidente Sandro Battini. Grazie a voi. E in agricoltura, a proposito di partner, come appunto accennava il Presidente Sandro Battini, fra poco ascolteremo le parole di SIPCAM Italia con l'Agro Future. Buona domenica a tutti e arrivederci alla prossima puntata. Ilaria Ferri, responsabile fungicidi SIPCAM Italia, oggi ci parlerà di una problematica davvero molto importante legata alla vite, la peronospora. Innanzitutto, che cos'è questa malattia? La peronospora sicuramente è una delle malattie principali della vite e deve essere assolutamente controllata durante tutta la stagione. È una malattia che colpisce quando piove, quindi è veicolata dall'acqua. E i cambiamenti climatici che ci sono stati negli ultimi anni sicuramente hanno comportato una maggiore aggressività della malattia, anche un anticipo della comparsa della malattia stessa, perché c'è stato un oggettivo anticipo della vegetazione proprio della pianta. E nello specifico che danni provoca al vigneto? Ma la peronospora colpisce sia foglie che frutti, quindi il danno è diretto e la minore capacità di fotosintesi delle foglie comporta un minore accumulo delle sostanze nutritive nel grappolo. Tardivamente, invece, dopo la fioritura colpisce anche il grappolo e ne crea un danno sia quantitativo che qualitativo. Quindi insomma alla fine il vino comporta dei danni da questo punto di vista? Dei danni chiaramente importantissimi, quindi la malattia deve essere controllata fino a che non termina, diciamo, il periodo piovoso, che purtroppo negli ultimi anni c'è stato anche durante la stagione estiva. E SIPCAM ha una soluzione per combattere appunto la peronospora? SIPCAM ha una soluzione innovativa sia in termini di formulazione che prodotto. La soluzione si chiama Lieto SC e è la miscela di due principi attivi diversi fra di loro, unici nel loro genere, che sono il cimoxanil e l'azoxamide. Il cimoxanil ha la capacità di penetrare all'interno della pianta, all'interno della foglia, quindi è un prodotto, noi tecnici diciamo, citotropico, che entra nella foglia e protegge la vegetazione, mentre l'azoxamide si deposita esternamente e rimane aderente alle cere della pianta, quindi con una grande capacità di resistere al dilavamento. Pensate quanto può essere importante per un prodotto che controlla una malattia che si manifesta durante periodi piovosi, essere resistente al dilavamento e alla pioggia. E quindi il loro connubio, la loro azione assieme, che cosa comporta? Comporta una protezione totale, cioè riesce a proteggere sia la foglia che il grappolo e permette all'agricoltore anche di avere una flessibilità di applicazione, perché il prodotto può essere applicato sia prima che subito dopo l'evento infettante. E poi, parlando sempre di periodo, quando è bene utilizzare questo prodotto? Può essere applicato, diciamo che le maggiori performance il prodotto le esplica nell'applicazione dalla fioritura in poi, quindi durante la formazione del grappolo. E qual è la formulazione di questo prodotto?
Ecco, diciamo che la formulazione è veramente una cosa innovativa. Sipcam è un'azienda italiana molto impegnata nella formulazione, direi anche che è l'unica azienda italiana che fa formulazione in Italia. La formulazione di lieto SC contiene all'interno il 50% di glicerina vegetale, che è un prodotto naturale che viene addirittura utilizzata, completamente innocuo, viene addirittura utilizzata dagli sportivi, viene bevuta proprio per evitare la disidratazione. Quindi pensate a quanto può essere ecosostenibile questa formulazione. È un progetto interessante questo. Assolutamente sì, speriamo di continuare su questa strada. E questo prodotto poi si applica solamente sull'uva da vino? Assolutamente no, è un prodotto registrato anche sull'uva da tavola, è perfettamente selettivo, può essere miscibile anche con concimi piuttosto che con altri prodotti che vengono normalmente utilizzati sull'uva da tavola. Ma che impieghi ha oltre alla peronospora da vite? Allora, il prodotto, oltre che sulla peronospora, che chiaramente è la malattia principale, ha un'importante e interessante azione collaterale anche nei confronti della botrite. E ci tengo a precisare che oltre a essere registrato su vite da vino, è registrato anche su vite da tavola ed è perfettamente selettivo. Poi può essere impiegato anche su altre colture, e le altre colture sono il tabacco per peronospora e pomodoro e patata per peronospora ed alternaria. E quindi l'ultimo consiglio da dare agli amici viticoltori che ci stanno seguendo da casa? L'ultimo consiglio da dare è sicuramente abbiate cura del vostro vigneto, controllatelo. Oggi abbiamo tantissimi mezzi per poter sapere quando le malattie diventano aggressive, addirittura con i modelli previsionali. E soprattutto abbiate cura di come fate la difesa. Utilizzate i prodotti in modo giusto, secondo delle loro caratteristiche tecniche, e alternateli fra di loro, perché questo è importantissimo come strategia antiresistenza per garantire poi la vita ai prodotti nel tempo. Grazie mille, allora, e buon lavoro. Grazie altrettanto.